I cambiamenti climatici interessano ormai anche la nostra agricoltura. Uno degli effetti più evidenti è l'abbassamento del livello delle acque di falda. Un fenomeno preoccupante a cui l'Unione Veneta Bonifiche risponde partecipando al progetto europeo Trust, che ha come obiettivo la ricarica d'acqua delle falde nelle campagne venete e friulane. Un risultato che si può ottenere solo con la sinergia tra i vari enti che gestiscono la risorsa acqua. Ai nostri microfoni il presidente dell'Unione Veneta Bonifiche, Giuseppe Romano. E credo che come parola d'ordine, l'ho detto anche nella mia introduzione, parola d'ordine di consorzi di bonifica italiani è prevenzione. Per poter prevenire bisogna conoscere, quindi questa sperimentazione è partita e parte per conoscere ed andare verso la conoscenza più approfondita del problema, quindi noi non potevamo mancare, anzi il mio auspicio, il mio augurio è che questo sia il presupposto, il preambolo di ulteriori collaborazioni sia con l'autorità di bacino, sia con le regioni e sia con le autorità locali. Aree di sperimentazione per la ricarica delle falde sono state attrezzate nel Trevigiano, nelle vicinanze del Piave, nella zona di Bassano, nei pressi del Brenta. Fondamentale è il ruolo dei consorzi di bonifica veneti, i primi a sperimentare con successo il progetto Trust. Sentiamo il consigliere regionale Nicola Finco e il direttore generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, Anna Maria Martuccelli. Vediamo un grande lavoro fatto dai consorzi di bonifica che dimostrano che in questo caso veramente fanno un ottimo lavoro a servizio del Veneto e della nostra comunità, nell'interesse ovviamente della ricarica delle nostre falde, con dei programmi che ovviamente sono negli anni ma che servono veramente a costruire un bacino idrico, una banca idrica per il futuro. I consorzi di bonifica nell'ambito di questo progetto sono stati dei protagonisti, per quali soggetti istituzionali che hanno consentito la sperimentazione, cioè di verificare come lo studio applicato determina conseguenze positive in ordine alla disponibilità delle risorse idriche ed in particolare della ricarica delle falde sotterranee. Progetto Trust, un'esperienza da esportare anche nel resto d'Italia per contrastare eventuali emergenze idriche, come tiene a sottolineare il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, Andrea Crestani. L'idea nostra è di riproporlo a livello nazionale in ambito di ministeri perché diventi esempio per tutte quelle aree dove la ricarica della falda può essere importante per rimpinguare i bacini sotterranei affinché l'acqua possa essere poi riutilizzata, come si diceva prima, per tutti gli usi, non solo irriguo, ma anche quello umano.